Ci troviamo al COC, il centro operativo comunale di Fano, che è situato in via Paolo Borsellino. Oggi, insieme al presidente del Cibi Club Mattei, Saverio Olivi, vi facciamo conoscere meglio questo centro, che è un luogo molto importante per la comunità di Fano e non solo, anche per il territorio, presidente, così? Sì, direi di sì, è un punto focale per quello che riguarda la protezione civile, è una struttura che è del comune di Fano, che noi col volontariato in pratica manteniamo viva, aggiorniamo i computer, in pratica tutto quello che ha la necessità di aggiornamento lo teniamo in vita in pratica. Come è suddivisa questa stanza e quali sono le postazioni? Questa è la sala radio, è la sala dove si ricevono le telefonate. Qui alle mie spalle vedete sia il cartografico e sia soprattutto la radio, che è collegata direttamente con la sala operativa regionale. Poi ci sono la postazione del volontariato, che la radio la portiamo quando veniamo qui sul posto, la polizia locale, i vigili del fuoco e i computer per collegarsi direttamente dall'utente, i dipendenti comunali direttamente con la propria sede, come se lavorasse in ufficio. E qui dietro troviamo in pratica le postazioni dove si ricevono le telefonate. Il numero di telefono è 0721 887 911, facile da ricordare, e qui le telefonate si prendono in successive una dell'altra. L'utente non troverà più occupato e quindi dice non c'è nessuno, non risponde nessuno, ma verrà detto, un po' come il CUP, sei all'ottava posizione, sei alla seconda posizione, finché un operatore risponde, prende la segnalazione e la passa alla sala direzionale. Dalla sala radio ci spostiamo alla sala riunioni, che è la stanza in cui vengono prese tutte le decisioni, quelle più importanti. Eccolo sì, qua. Esatto, e in questa sala troviamo tutte in pratica le forze dell'ordine e l'autorità, dove la segnalazione ricevuta nella sala radio viene portata su questo tavolo. Su questo tavolo c'è un po' il mondo, in pratica tutti quelli che hanno un potere decisionale, e viene la chiamata viene gestita e poi data a un operatore del comune o a chi ne è capace, che nella sala a seguire hanno delle postazioni e verranno risolte in pratica in quella stanza, e torneranno qui con il risultato di chiusa oppure un intervento il giorno dopo. Da qui partono le richieste e tornano i risultati. E c'è anche una terza sala all'interno del COC. Di che cosa si tratta? Si tratta della sala delle funzioni, ovvero laddove le chiamate dalla sala decisionale hanno la necessità di essere elaborate, cioè il contatto all'Enel oppure il contatto con una ditta per lo sgombro della strada o altro, vengono qui gestite. Come potete vedere ci sono sei postazioni, è una sala riunione, e qui i dipendenti comunali o chi per loro gestiscono la chiamata, quindi avranno dei contatti con Enel e con altro, e poi la chiamata, come dicevo prima, numerata, cioè la numero 31, che riguarda la mancanza di energia elettrica. Qui il dipendente contatterà l'Enel, prenderà le informazioni dovute sull'intervento e poi, se è chiuso, lo riporta nella sala decisionale dicendo che il numero 31 è chiuso, quindi viene archiviato, oppure a necessità di altri interventi venga prodotto alla fine un documento con la chiusura del COC, quante persone sono state raggiunte, quante sono state chiuse oppure quante ce ne sono ancora aperte per il giorno dopo. Il COC, questo ambiente, viene anche considerato una parte strategica, perché qualora i cittadini dovessero avere dei danni senza recarsi negli uffici, in pratica l'ufficio tecnico dove la gente lavora e ha tanto da fare, con le persone che invece hanno necessità delle risposte, qui viene lasciato un impiegato o due anche nei giorni successivi dell'evento, dove possono portare qui la documentazione di richiesta dei danni e trovano in pratica l'impiegato che gli sa dare la modulistica, come va in pratica, dove va compilato in pratica tutta questa documentazione. Quindi questo, dal momento in cui si apre alla chiusura della richiesta dell'eventuale danno, rimane una struttura di protezione civile collegata direttamente col comune.